Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video che è dedicato al Festival di Sanremo del 2021. Festival di Sanremo stranissimo, l'abbiamo già detto ampiamente in vlog per i cantanti scelti, ma che ci riserva comunque delle sorprese. Probabilmente il signor Amadeus ha voluto accontentare anche un altro pubblico un po' più nazional popolare, ospitando artisti che in alcuni casi erano stati presentati, ecco, al Festival Sanremo per entrare in gara e non sono stati presi per cantare a Sanremo, ma che vengono poi presi per altri motivi. E questo è un vlog che voglio dedicare ad un artista che conosco anche bene personalmente e mi fa ancora più piacere parlarne, voglio essere sincero, e cioè Elodie, che sarà presente al Festival di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. Non so bene in quale serata, come sarà appunto composta la scaletta, lo scopriamo strada facendo, ma è un modo per parlarne, è un modo per parlare di Sanremo, perché avevo promesso che il mio canale avrebbe parlato proprio di Sanremo esclusivamente, eccetto casi eccezionali o di urgenza. E quindi praticamente oggi vi parlo ancora del Sanremo 2021 e vi parlo per questo motivo della grande Elodie. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è nata a Roma il 3 maggio del 90 ed è una cantante italiana, classificatasi seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Raggiunge poi la popolarità partecipando al Festival di Sanremo del 2017 e del 2020. Nasce e cresce nella borgata romana del Quartaccio da padre italiano artista di strada e madre francese creola, ex modella e cubista, originaria del Guadalupe, i quali si sono separati quando Elodie e la sorella minore Faye erano ancora molto piccole. Giovanissima si trasferisce a Lecce, dove lavora nelle discoteche, prima come cubista e poi come vocalist. Ha frequentato il liceo socio-pedagogico fino al quinto anno, ma senza poi conseguire il diploma. La carriera artistica di Elodie inizia con X Factor nel 2009, dove viene eliminata durante le fasi iniziali. E per questo motivo, appunto, Elodie ci riprova, ma questa volta non lo fa più a X Factor, ma lo fa ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, dove però aveva già provato a entrare nel 2009, quindi era una cosa che faceva in concomitanza con X Factor, provava a entrare in vari talent show televisivi, arrivando al secondo posto e vincendo il premio della critica giornalistica Vodafone e il premio RTL 102.5 Amici alla Radio. Nello stesso periodo ha debuttato col suo primo disco Un'altra vita, prodotto da Emma Marrone, arrivato subito alla seconda posizione della classifica italiana degli album e subito disco d'oro, perciò il successo arriva immediatamente con 25.000 copie vendute. L'uscita è stata accompagnata dall'omonimo singolo Un'altra vita, che era scritto da Fabrizio Moro, in radio dal 20 maggio, ma ottenibile già con la preordinazione dell'album. Durante la 45esima settimana dello stesso anno ha ricevuto il disco d'oro per questo disco. Il secondo singolo estratto da questo disco sarà Amore Avrai, scritto sempre da Emma Marrone. Il 13 settembre inizia il suo tour, che si chiama L'Adesso Tour di Emma, nel quale Elodie ha cantato durante appunto varie date, non proprio tutto il tour, ma insomma varie date, ha fatto le aperture dei concerti di Emma. E ha duettato con tante artiste, una su tutte, Loredana Bertè, per esempio. Ricantando con lei Stiamo come stiamo, e con Emma Marrone ha rifatto Io di te non ho paura. Al Sanremo ci arriva nel 2017 e ci arriva con una canzone che si intitola Tutta colpa mia, anche in questo caso prodotta da Emma Marrone e Luca Mattioni, che debutta subito dopo Sanremo alla sesta posizione della classifica FIMI. E acquista diversi dischi d'oro, insomma, tanti premi questo disco. Il 25 di gennaio sarà anche ospite a Roma, della Rua. Insieme canteranno vari pezzi, canterà anche Un'altra vita. E con Lele canterà appunto La sera dei miracoli di Lucio Dalla.
Il 6 marzo è stata ospite al concerto organizzato da Ron al Teatro del Verme a Milano. Ha cantato insieme artisti come Neck, La Bertè, Annalisa, Ron, ha riduettato con Piazza Grande. Insomma, la sua vita artistica va veramente a gonfie vele. A un certo punto decide anche però di cambiare genere musicale, quindi lascia la produzione di Emma Marrone, lascia il genere diciamo un po' più neomelodico, no? Con il quale l'avevamo conosciuta, per intraprendere una strada che, insomma, io che ho conosciuto Elodie posso dirvi, me lo raccontò proprio lei personalmente, quindi non è che voglio farmi vanto, è solo perché è proprio la verità. Aveva molta paura di questo cambiamento, me lo ha raccontato, in occasione di una vacanza alle Maldive. Era lei in vacanza alle Maldive, io in realtà ci lavoravo alle Maldive come cantante del resort, però lei praticamente mi raccontò, perché è stata una settimana e ci siamo conosciuti bene, perché lei ha voluto farsi conoscere molto bene, perché è molto disponibile, praticamente aveva molta paura di questo passaggio, pensava di non piacere, quando poi invece abbiamo avuto i risultati che le cose forse sono andate semmai meglio, ancora meglio se mai ce ne fosse bisogno, eh. Il 9 maggio del 2018, al suo ritorno dalle Maldive, questo lo aggiungo io perché lo so, annuncia il singolo Nero Bali, che viene pubblicato il 18 maggio, dove lei canta insieme a Michele Bravi e Gue Pequeño, e poi fa altre collaborazioni così, eh. Il disco con Nero Bali, vabbè, disco di platino, vende più di 50.000 copie, ma poi anche il disco che viene dopo, no? Il singolo Rambla, che fra l'altro lo fa in collaborazione con Gammon, che addirittura raggiunge le 100.000 copie vendute questo disco, e vince anche questo disco di platino, e avrà altre collaborazioni con i Colors, per Pensare Male, con Tagace e Chetra, ma sono tanti, ora io qua li guardo un po' tutti, ma vabbè, tantissime. Il 3 settembre su Rai 2 fa parte della giuria di Festival di Castrocaro nel 2019, insieme a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, e il 2 ottobre collabora insieme a Lazzi e Tedua in una versione tutta inedita, piano e voce, del brano Catrame, e poi vabbè collabora con Mischeta alla nuova versione delle Ragazze di Porta Venezia, e il 31 dicembre partecipa al Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Abbiamo fatto anche i vlog su questo, oltretutto ti dirò. E il 31 dicembre del 2019 viene annunciata la sua partecipazione alla festa di Sanremo del 2020, e lo farà con una canzone che avrà grande successo, Andromeda, scritta da Mahmood. Il disco che uscirà, il terzo album, si chiamerà This Is Elodie. Questo sarà un disco fortunato. Lei però per l'occasione farà anche, duetterà anche con Jamie Tights, farà dei duetti con Fabi Fibra per Mal di Testa, insomma farà molte cose, e venderà circa 25.000 pezzi di questo disco, e vincerà appunto il disco d'oro anche per questa canzone. In virtù dei recenti successi, la rivista Vogue, pensate, ha realizzato un articolo per Elodie definendola la cantante italiana al vertice delle classifiche e musa del brand Versace. Lei poi è super sponsorizzata, eh. Vengono annunciate le date del live previste per il mese di aprile, però poi a causa della pandemia di Covid-19 sono state in un primo momento posticipate per l'autunno del 2020. Il 13, ma che poi non mi sa che non sono state neanche quelle, perché ha continuato la pandemia, non ci leviamo le gambe. Il 13 maggio viene pubblicato l'inedito Guaranà, a cui ha fatto seguito a giugno il singolo Ciclone. Poi lei esce, è un ciclone davvero, esce con i dischi uno dietro l'altro, infatti la dimostrazione è che poi uscirà anche con Car Brave, insomma di singoli ne fa uscire veramente moltissimi. E il 29 ottobre del 2020 non viene annunciata come cantante di Sanremo, perché la sua canzone non viene scelta per fare Sanremo, ma Amadeus la sceglie ugualmente come co-conduttrice in una delle 5 serate previste come co-conduttrice. Io penso che sarà fantastica, perché è molto spontanea. Per la vita privata, se vi interessa, posso dirvi che non lo sapevo neanche io, ma forse chi conosce i gossip lo sapeva, è stata 2 anni compagna del cantante Lele, e poi si è fidanzata nel 2019 con il rapper Marrakesh, e lì ci resta per adesso. Questo è tutto quello che ho trovato di lei. Ah, ho trovato anche che ha fatto un film, non lo sapevo. Nel 2017 lei ha partecipato a un film di Federico Moccia, Non c'è campo, e ha partecipato anche a un videoclip di Mauro Russo del 2015,
2015 Beautiful Disaster. Ha avuto molti riconoscimenti, come ho già detto, anche Wii Music Award per un'altra vita, l'MTV Europe Music Awards e poi vabbè le varie vittorie ad amici, i premi della critica. Complimenti. Elodie sarà presente a Festival Sanremo 2021 come co-conduttrice e io ho voluto dedicarle questo vlog per parlare di lei, della sua musica e della sua brillantissima carriera. In chiusura di questo vlog mi viene voglia di farvi vedere anche solo per un attimo quando io e Elodie abbiamo cantato insieme. Bisogna che ve la faccia vedere, non si potrebbe fare, ma comunque proprio un attimo, proprio una manciata di secondi, giusto per farvi vedere che non vi racconto veramente bugie e io vi racconto invece la storia vera del perché e del come mai è successo questo, perché in realtà io, cantante di un resort Franco Rosso, lei ospite del resort in vacanza, fu lei a chiedere a me se poteva cantare con me. E io le dissi, se mai dovevo essere io che te lo chiedevo, vabbè comunque grazie. E cantammo un po' tutta la serata, facemmo un concerto così fuori dai canoni, fuori da tutto a dire la verità, troppo alla grande, la rimproverarono per questo fra l'altro, ma lei è stata fantastica, l'ho conosciuta molto bene, per una settimana intera mi ha raccontato tutto di lei, tutto, anche cose qui in questo vlog non vi dirò mai, proprio mai. Comunque è stato un piacere conoscerla e io mi auguro che la sua carriera continui così, perché oltre che una bravissima cantante, io l'ho sentita proprio dal vivo a un passo da me, posso dirvi che è vero, è anche una persona che molto spontanea, una persona con cui si fa amicizia veramente velocemente, a volte si butta forse anche un po' troppo, racconta anche un po' troppo, io glielo dissi a lei, ma mi racconti troppe cose a me che non mi conosci, e lei mi viene da fare così, è molto molto spontanea. Comunque per chi non la conosce posso dirvi che è un piacere conoscerla, perciò fate di tutto per conoscere Elodie. Io vi ringrazio per la visione di questo vlog, in bocca al lupo a Elodie come co-conduttrice al Festival Sanremo 2021 e vi aspetto come sempre al prossimo vlog, come sempre dedicato a qualcuno, ma in questo periodo Sanremo e a tutta randa, va bene? Vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale se ne avete voglia, alla prossima volta, ciao da Ale.